Allora, buonasera a tutti, benvenuti alla presentazione del libro di Alfredo Senatore, Spazi Migranti. Prima di presentare tutte le persone intervenute, di ascoltare loro per conoscere questo bellissimo libro, saggio, discussione, racconto di esperienze, c'è tanto da dire su questo libro, non può essere chiamato in un unico modo. A me di tutto quello che hai scritto, però mi ha colpito quello che hai scritto nell'introduzione, che fa capire anche il modo in cui tu ti sei approcciato alla scrittura, e quando tu dici in realtà la vicinanza empatica alle storie di vita descritte di seguito si è fatta nel corso del lavoro pratica metodologica, quindi praticamente tu hai vissuto quello che hai scritto in modo empatico, oltre che ad aver raccolto dati sul campo. E questo letto all'inizio del tuo libro, del tuo racconto, dei tuoi dati, rende tutto ciò ancora più importante, perché è pieno di vita. Quindi ti faccio i miei complimenti da semplice lettrice. Allora, cominciamo quindi con il presentare tutto il parterre di ospiti. Ci abbiamo Anna Cotone, gruppo di libera ricerca etologica, sociale e umana, buonasera. E Antonello Petrillo del URLM, Unità delle Topografie Sociali. Abbiamo poi un altro ospite che però presenteremo nel momento in cui sarà presente. Abbiamo l'autore, qua l'applauso ci vuole più forte, Alfredo Senatore. Buonasera, buonasera a tutti, porto i saluti di Vincenzo Servalli, il quale purtroppo era impegnato e diciamo a malincuore mi ha detto ci vai tu, perché veramente aveva piacere a venire qui. Effettivamente questa presentazione di questo libro, Spazi Migranti, è un argomento molto toccante, molto vicino, molto, diciamo, molto prossimo anche da un punto di vista spaziale, perché vedo che ha affrontato l'argomento della Piana del Sele, quindi il disagio abitativo, il disagio lavorativo. Io faccio veramente i complimenti all'autore, che conosco da tanto, faccio i complimenti veramente per aver affrontato come dire, materiale umano, delicato. Grazie, grazie, grazie. Allora, Mena, la parola a te per il saluto e poi addentrarci in questo libro. Oggi, in un mondo di urlatori, dove chiunque si arroga meriti e dove uno vale uno, a una personalità come quella di Alfredo credo che debba fare scuola. E quindi io sono onorata di presentare il libro di Alfredo, di presentare questo libro che si chiama Spazi Migranti, perché oggi il tema dei migranti è attualissimo. Agorà, nel suo statuto, ha come pertinenza, come punto cardine, il concetto dell'antifascismo. Ci avviciniamo al giorno della memoria e mai come oggi la storia si ripete, proprio perché forse non abbiamo imparato ad ascoltare e ripetiamo costantemente degli errori a causa di determinati bias cognitivi che ci spingono con il concetto della diversità. Allora, cominciamo a parlare invece del libro e ad addentrarci nella discussione. Quindi do il microfono ad Anna Cotone, che ripeto che è il gruppo di libera ricerca etologica, sociale e umana. Io ho fatto una fatica enorme a seguire Alfredo nel suo viaggio, è veramente un viaggio nell'inferno. Quando lui parla del suo Virgilio o dei suoi Virgilio, che lo hanno fatto attraversare i luoghi che lui chiama spazi migranti, perché stiamo parlando di una condizione umana, non stiamo parlando di un tema, e perdonatemi. Se insisto su questo, ma la prima cosa che mi rende estranea è questo utilizzo del linguaggio che ci pone in una condizione di distacco, ma non come migliori osservatori, di distacco come se noi non riuscissimo a trattare le cose in maniera diversa dalla definizione di tema. Per me il tema è quello che mi facevano fare a scuola. Non lo capisco, francamente non lo capisco, e forse è per questo motivo che ci sono delle cose che, con cui non riusciamo più ad avere a che fare, ma non solo umanamente, anche come organizzazione politica. Ma l'organizzazione politica, io vengo dalla politica dell'esperienza, e questa difficoltà è una difficoltà che si legge tutta nel viaggio di Alfredo, perché lui dice delle cose
provando ad utilizzare, a tendere fino allo spasmo e alcune categorie, ma è come se non avessimo più le categorie per provare a definire la condizione in cui si trova in questo momento tutta l'umanità. Quando lui è entrato nel ghetto è stato un fatto sociale totale, che è l'unico modo con cui è riuscito a raccontare, a narrarci, a mettere sulla carta l'esperienza. Dico questa cosa a proposito di un passaggio che Alfredo fa nel suo testo, nella parte più analitica, quando lui si riferisce a una narrazione, perché anche quella è una narrazione, della risposta che il grande capitale, i dominati e i dominanti, che i dominanti hanno dato dopo la grandissima organizzazione operaia e proletaria degli anni 70, e utilizza delle categorie che in qualche modo parlano di una redistribuzione del welfare in un altro modo, di una riorganizzazione del mercato del lavoro in un altro modo, cose che conosco, che condivido, che sono vere e che però non stiamo qui a sviscerare. C'è un elemento però che è fondamentale, almeno per quanto riguarda questo grande sommovimento umano che da parti del mondo che non sono l'Europa soprattutto, ma anche dall'est, cioè è stata grandissima. Chi non si ricorda gli albanesi che arrivavano sulle navi e che venivano accolti dalla gente che stava in spiaggia, no? E però subito dopo è stato creato lo stereotipo dell'albanese criminale. Io credo che una delle risposte enormi, di cui noi non conosciamo quasi niente, che è stata data dal grande capitale, o chiamiamoli dai dominanti, contro, per fare fronte alla grande presa di coscienza operaia e proletaria anche nei paesi del centro al capitalismo avanzato, è stata la ricolonizzazione economica, politica, commerciale e armata, che è cominciata dal sud-est asiatico e sta continuando in Africa. Allora, questo libro state cominciando un po' a capire tutti i temi, però poi dopo ti voglio chiedere anche una cosa, perché la cosa bella che uno si legge prima il libro e poi di solito va a vedere la dedica e quello che scrivi all'inizio. E tu scrivi una frase di Che Guevara che dice: la mia casa ambulante avrà ancora due gambe e i miei sogni non avranno frontiere. È un messaggio di speranza ed emozione. Passo però prima la parola al professor Antonio Petrillo. Ho letto coscienziosamente questo libro come meritava, perché conosco Alfredo, ne ho seguito un po' anche il percorso scientifico e quindi ho preso un sacco di appunti, però veramente cercherò di stare in un quarto d'ora, no? Questo giuro. Potrei dire che il libro è una bella etnografia, per cominciare. Bella lo è davvero, ed è una delle poche belle etnografie sui migranti scritte in questo paese, almeno di recente. Potrei dire anche che questo libro restituisce carne ed ossa ai migranti, perché accanto a questa doppia assenza, no, che tu richiami spesso nel libro, riferendoti a Sayad, c'è un'altra cosa, che è una natura fantasmatica dei migranti, perché i migranti non sono solo doppiamente assenti dal loro paese e assenti nel nostro, ma sono anche presenti come fantasmi, sono i fantasmi di un discorso, di un discorso che li pone come inquietudine per noi, sono l'oggetto di una politica discorsiva precisa. Non sono soltanto assenti, sono anche presenti nei nostri immaginari. Vengono costruiti e ricostruiti quotidianamente dalle televisioni, dalla narrazione dei giornali. Dunque sono molto presenti, ma come fantasmi, come un incubo. Nulla sappiamo della loro carne, del loro sangue, delle loro ossa, tutto sappiamo della paura che essi agitano.
Ma io non vorrei però seguire il libro dentro questa indubbiamente importante dimensione emotiva, perché io credo che i pubblici si autoselezionino in qualche modo di là e di qua dal tavolo, cioè credo che tutti noi presenti qua stasera condividiamo delle cose, e non è la semplice amicizia per Alfredo o la stima per quello che fa e dice. Credo che ci sia molto di più. Io non credo che qua dobbiamo comunicare le nostre emozioni a Salvini e ai salviniani, non credo che valga la pena. Portare elementi polemici in questa sede, perché siamo tutti d'accordo di qua e di là dal tavolo. Credo che ciò che ci unisce è precisamente il nostro voler fare società, rifarla se possibile, da capo, nuova. Il libro di Alfredo parla proprio, cioè ci dice delle cose ed entra nel merito di quelle domande che noi stessi ci poniamo. Ci sarà un motivo, ed è un motivo che si chiama metodo in sociologia, ed è la scelta di un metodo piuttosto che di un altro, perché è dentro la formulazione delle domande che stanno le buone risposte, diceva Wittgenstein tra l'altro. E allora, se dice qualcosa Alfredo, è perché è una questione di postura, di prossemica, di vicinanze e di distanze. E Alfredo dichiara dalle prime pagine del libro di essere un militante sociologo, cioè uno che si è fatto per esempio le battaglie per San Nicola Varco. È possibile fare scienza ed essere militanti? Non è solo possibile, è l'unico modo di fare scienza, non ce n'è un altro, altrimenti si racconta il luogo comune, si racconta la doxa quotidiana, si racconta ciò che già troviamo sui giornali. Ringrazio Alfredo per questo libro davvero bello e potente, quasi un'arma finita nelle mani di tutti. Lo ringrazio personalmente e, se mi permettete, lo ringrazio a nome vostro. Alfredo, adesso tocca a te. Allora, intanto io devo ringraziare tutti gli interventi che ci sono stati prima, sarà difficile fare meglio. E nel ringraziare devo ringraziare soprattutto, diciamo, Radio Vostok, perché questo libro è anche il frutto di 14-15 anni della radio. Al di là del fatto che l'organizzazione di questa serata veramente è stata, cioè, se fosse stato per me non l'avremmo mai fatta, e per cui il libro sostanzialmente è diviso in tre aspetti. La prima parte si parla di lavoro, la seconda di abitare, che diciamo non di cittadinanza, e la terza è, diciamo, sul sistema dell'accoglienza, il welfare state, quindi di quello che poi è stato, diciamo, quello a cui oggi ci stiamo vedendo e che è più di impatto rispetto agli altri due aspetti. E la cosa divertente è stata che io ho preso, diciamo, a un certo punto metto insieme Rocco Scotellaro, un eretico da questo punto di vista, sociologo eretico come tanti in questo libro, e che racconta i lavoratori della Piana del Sele e racconta le storie e l'etnografia all'interno della Piana del Sele di lavoratori italiani, di battipaglia, eboli, delle donne, delle persone che vivevano lì, e mettere insieme i discorsi che facevano i migranti. Cioè, guardate, la comparazione è talmente assurda e uguale che uno dice non sono passati 70 anni e passa da quell'esperienza. Per cui delle pratiche, i poteri dominanti hanno in qualche maniera sperimentato sulle persone del sud in quel momento, dovevano fare delle trasformazioni nella piana che è qui vicino,
l'hanno poi, adesso lo stanno rifacendo su quello che è il lavoro, su quello che è le migrazioni. E la storia del precariato, guardate, nasce, cioè io, cioè, la si toccava prima che veniva la legge 3, cioè tutto quello che poi è stato, la si poteva toccare benissimo sulle esperienze e sulla pelle dei migranti, per come l'hanno vissuta e per come veniva scadenzata all'interno dei ritmi sia di lavoro ma anche di come si assumeva la manodopera all'interno della Piana del Sile. Per cui, diciamo, questa continua sperimentazione che si fa sul corpo dei migranti, veramente l'abbiamo toccata per male. E diciamo, è simpatico, diciamo, vedere che effettivamente in 70 anni, diciamo, le cose non sono poi così cambiate. L'altra cosa è, cioè, oggi, diciamo, la sperimentazione che si sta vivendo sulla gente del sud è ovviamente è quello che sta succedendo con la questione del federalismo. E quindi siamo di nuovo lì, cioè hanno sperimentato fino a un certo punto sui migranti, adesso ricominciamo con le persone del sud, dobbiamo dividere, dobbiamo allontanare in qualche maniera. Per cui non vi racconterò neanche le questioni di sfruttamento e le altre cose, diciamo, se ci fosse stato Alim ve le avrebbe raccontate lui e sarebbe stato anche più giusto che lo facesse lui. Però una cosa ci tenevo a dire. Guarda, tutta questa questione del permesso di soggiorno, quello che sta succedendo adesso con il nuovo pacchetto sicurezza, eccetera, eccetera, è un modo sostanziale per far sì che queste persone continuino a vivere in una zona d'ombra e possano essere sfruttate all'interno di un mercato capitalista che funziona. Cioè, ci sono persone cavesi che lavorano in aziende della Piana che sulla questione della qualità, sulla questione, Antonello parlava delle catene, non solo quelle che ci avvolgono ma anche quelle, diciamo, di produzione in qualche maniera, sulla questione della qualità riescono a sostanzialmente dividere ed organizzare il lavoro all'interno della Piana. I corpi, le persone sono spinte talmente lontano che anche la morte diventa un trafiletto all'interno di un articolo di giornale, dell'impotenza rispetto a tutta questa catena caterva di umanità abbandonata a se stessa. E del fatto che noi non riusciamo a dare risposta neanche quando ci proviamo con la solidarietà, cioè quei sistemi di solidarietà che proviamo a dare. E quindi, diciamo, da questo punto di vista il libro, diciamo, cerca di capire come gli abitanti, sia essi migranti sia essi non migranti, stanno all'interno della città, perché le città vivono, hanno delle risposte, i quartieri sopravvivono in qualche maniera e spesso questo ce lo dimentichiamo. Io all'interno del libro diciamo, sono stato ospitato dall'ex canapificio di Caserta che da anni fa delle battaglie sulle questioni dei migranti, diciamo, ha lavorato sempre insieme alla Chiesa creando alleanze sul territorio per portare avanti i diritti dei migranti. E guardate, la prima cosa che Salvini ha fatto è dire, e anche a sinistra si è rientrato in questo discorso, perché, diciamo, smantelliamo tutto, le cooperative sono il male peggiore che possa esistere in questo momento, sfruttano i lavoratori. È vero, non funzionano delle cose, è vero, c'è un problema, però la memoria corta neanche va bene, perché quando poi si parla, cioè quando si è passato dal problema della protezione civile che gestiva le emergenze dei migranti a quello che poi gli SPRAR, il sistema anche il lavoro che hanno fatto i compagni all'interno per spostare l'asse da qualche maniera, si è ritornati indietro, perché abbiamo anche noi accolto il discorso che forse sostanzialmente niente funzionava, senza poi andare al noccio delle questioni, senza capire che probabilmente all'interno di questa cosa c'era un movimento, c'era un sommovimento di qualcosa che poteva smantellare e trasformare questo sistema dell'accoglienza. E l'altra cosa che vi volevo dire è questa qua, cioè uno dei ragazzi che racconta all'interno del libro, a un certo punto che faceva parte del sistema di accoglienza, è uscito su tutti i giorni su Rai 3, è stata raccontata la sua storia, eccetera eccetera, è uno di quelli che diventa leader carismatico, inizia a porre dei problemi anche all'interno del suo stesso sistema di accoglienza e viene picchiato, viene marginalizzato e viene buttato fuori da qualsiasi logica. Cioè, questo non, è successo dopo, cioè io poi me lo sono ritrovato in televisione e ho detto sto povero Cristo, si è acchiappato pure i paccheri di tutta questa situazione, o meglio delle coltellate, perché a un certo punto inizia a mettere in discussione delle cose
E in questo, in queste cose ci sono la possibilità di creare degli anticorpi rispetto a quello che, che sta succedendo in questo momento in Italia. Il libro, in qualche maniera, oltre alle persone che diciamo a cui tengo, era dedicato a mio figlio, ma per un semplice fatto, oltre al fatto, diciamo, ovviamente, che era mio figlio, ma la cosa importante era che le future generazioni riuscissero a vedere diciamo, un mondo che probabilmente forse noi neanche riusciamo a vedere. Lo so che adesso è una versione tragica della vita, però diciamo, in questo pessimismo della ragione, diciamo, il mio ottimismo della volontà è che veramente, diciamo, ci sia un'umanità diversa e non quella che ci stiamo prospettando in questa fase. Grazie.